Gentili telespettatori, un cordiale saluto dall'avatar di Bruno Pizzul. Siamo collegati per questa seconda partita del campionato di calcio virtuale di PES Graffiti 1971-72. La partita in questione è Atalanta-Cagliari. Atalanta che esce malconcia dalla prima giornata di campionato, un 4-0 preso dai campioni d'Italia dell'Inter, che hanno vinto quindi facilmente contro i bergamaschi. Bergamaschi quindi che cercheranno di fare un risultato utile qui in casa contro un avversario tutt'altro che semplice, quel Cagliari di Gigi Riva che quest'anno vorrebbe riconquistare lo scudetto. Bene, allora vedremo come andrà a finire. Intanto chiedo alla regia di agevolare gli specchietti delle due formazioni che andiamo a leggere. Atalanta in campo con la seguente formazione: Rigamonti, Maggioni, Divina, Savoia, Vavassori, Bianchi, Sacco, Pirola, Magistrelli, Moro, Doldi. Questo dunque l'undici atalantino, mentre il Cagliari si schiera con la seguente formazione: Albertosi, Martiradonna, Mancin, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Vitali, Brugnera, Gigi Riva. Questo dunque l'undici cagliaritano, e allora non ci resta che cedere la linea a Nando Martellini per questo primo tempo. Noi ci troveremo all'intervallo. Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Nando Martellini. Siete collegati con Bergamo per questa partita valevole per la seconda giornata del campionato di PES Graffiti 1971-72 tra l'Atalanta e il Cagliari. La gara è cominciata e subito l'Atalanta che manovra sulla propria metà campo Vavassori. Lo stopper tocca per Sacco che gli restituisce il pallone, quindi Maggioni. Il capitano va via sul settore destro, poi accentra il gioco su Pirola. Cagliari che conquista il primo pallone della partita con il capitano Cera. Martiradonna. Domenghini. Il tocco verso Cera, lo scambio con Vitali, il tiro di Vitali, la palla che termina al lato di pochissimo. Il centravanti cagliaritano si è portato al tiro, ecco, rivediamo dal limite il sinistro che però non inquadra la porta. Dunque, primo pericolo della partita è stato per l'Atalanta, il primo pericolo portato dall'attaccante cagliaritano Vitali che cerca un rilancio sulla piazza di Cagliari. Vavassori, pallone verso Doldi, il colpo di testa all'indietro Savoia, Sacco, Mancin. Gigi Riva, il lancio per Vitali, fermato, e riparte l'Atalanta, Divina, Pirola, Bianchi, Maggioni, Pavassori, Doldi di testa prova a prolungare il pallone, però Tomasini conquista la sfera, Cera, Vitali, Riva, Vitali. Avanza Vitali, attenzione Vitali al limite, potrebbe provare il tiro ma viene fermato e quindi riparte l'Atalanta con Pirola, Doldi, Magistrelli, fermato benissimo, può ripartire il Cagliari, Domenghini, Vitali, Brugnera, Vitali, Riva, attenzione Riva al limite, viene fermato, Cera, Martiradonna. Il cross di Martiradonna non trova nessun compagno di squadra, quindi l'Atalanta può ripartire. Il rinvio di Rigamonti. Pirola non prende il pallone. Ero convinto che è strana questa situazione di gioco. Attenzione, palla nell'area bergamasca. Sacco. Pirola. Doldi non aggancia, quindi Martiradonna. Domenghini. Avanza Domenghini, il lancio per Vitali. Vitali sull'out di destra, il cross di Vitali per Pierluigi Cera che non ci arriva. Mancini. Nenè. Il brasiliano per Brugnera, Nenè ancora.
Dentro per Domenghini, il tiro e c'è il vantaggio del Cagliari con Angelo Domenghini, l'ex che porta in vantaggio i suoi e va a esultare. Gol di Domingo, che qui a Bergamo ha fatto non bene, benissimo, e il suo operato gli valse il passaggio all'Inter, alla grande Inter di Elenio Herrera, chiedo scusa, con la quale vinse scudetti e coppe, per poi passare al Cagliari, passaggio che inizialmente non apprezzò Domenghini, così come lui, Albertosi anche, e poi però una volta arrivati sull'isola non avrebbero più voluto andare via, salvo poi cessioni importanti come Albertosi al Milan, Domenghini alla Roma. Attenzione, Atalanta all'attacco con Doldi, il tiro, la parata strepitosa di Ricky Albertosi, parata bellissima, quindi Atalanta che subito si riversa all'attacco. Ecco il gran tiro e la bellissima risposta in calcio d'angolo di Ricky Albertosi. Esulta il portierone sardo, che noi salutiamo, sardo in quanto difende la porta del Cagliari. Attenzione, palla in mezzo, allontana la difesa cagliaritana. Albertosi che è molto legato alla Sardegna, così come tutti quelli che hanno giocato in quel periodo nel Cagliari, ma anche dopo, dobbiamo dire, perché la Sardegna è un'isola strepitosa. Permetteteci di salutare Simone Gallus, che è responsabile del Museo Rosso Blu, ma anche l'amico Sandro Camba, che ci segue e noi ringraziamo. Attenzione Moro, il calcio di punizione, la palla che termina sul fondo. Forse c'è stata una deviazione, sì, quindi si riprende con un altro calcio d'angolo. Alla battuta Pirola, palla nel mucchio, Albertosi esce e fa su il pallone. Bianchi, Magioni, Sacco, Vavassori, il lancio verso Doldi, c'era Martiradonna, Domenghini, Martiradonna, ancora palla verso Domenghini, il lancio per Vitali, che però non riesce a raggiungere il pallone, troppo lungo. Martiradonna, Domenghini, il Cagliari che si propone come una delle squadre che ovviamente giocano per il titolo, e le altre sono le solite note, Milan, Inter e Juventus, ma c'è quest'anno anche il Torino che ha cominciato bene. Attenzione Domenghini, cerca lo spazio per il tiro, Domenghini, poi l'appoggio per Pierluigi Cera, il capitano a Vitali. Martiradonna, il cross di Martiradonna verso Gigi Riva, che colpisce di testa, la palla termina al lato di pochissimo. Ecco, rivediamo il colpo di testa di Gigi Riva, lo stacco e la palla che va a sfiorare il palo alla destra del portiere atalantino. Dunque Gigi Riva vicino al gol del raddoppio per il Cagliari. Il rinvio di Rigamonti, Doldi, Moro, Magistrelli. Magistrelli, l'appoggio su Sacco, il controllo, il cross, svetta però Tomasini, allontana il pallone. Magioni, il cross verso Doldi e poi il colpo di testa, rischia Nicolai. Calcio d'angolo, Sacco alla battuta, palla nel mucchio. Gigi Riva, fa ripartire l'offensiva dei Cagliari, Gigi Riva, Domenghini, l'appoggio per Vitali, poi ancora Riva sulla sinistra, Bianchi a disturbarlo, il cross per Vitali che però non inquadra la porta, termina il primo tempo, Atalanta 0, Cagliari 1, Domenghini al 26esimo.
Primo tempo concluso con il risultato di 1-0 per il Cagliari, gol di Domenghini al 26esimo. Diamo qualche dato: 56% di palla per il Cagliari, il 44% per l'Atalanta. Quattro tiri in porta per la formazione cagliaritana, mentre soltanto due tiri per l'Atalanta. Dunque il Cagliari che ha proposto una mole di gioco superiore all'Atalanta, Atalanta che dovrà cercare di fare di più nel secondo tempo se vorrà raggiungere il pareggio. Bene, mi comunicano che a Bergamo le due formazioni stanno rientrando in campo e allora linea al terreno di gioco. Torniamo in diretta da Bergamo per questo secondo tempo tra l'Atalanta e il Cagliari, che ricordiamo conduce per una rete a zero per effetto del gol di Domenghini. Mancin difende il pallone, scende Mancin, si ferma. Vediamo se ci sarà il cross del terzino del Cagliari. Infatti il cross c'è verso Domenghini, di testa indietro Bruniera dal limite. Bruniera cerca lo spazio, il tiro di Bruniera, la parata di Rigamonti. Il rinvio del portiere atalantino Tomasini. Nenè, avanza Nenè, lascia Mancin, persa palla, può ripartire l'Atalanta. Magistrelli, Moro, Sacco, prova il cross, palla che viene mandata in fallo laterale in favore dell'Atalanta. Alla rimessa Maggioni, Sacco, Moro, il cross di Moro, la palla che stava andando in calcio d'angolo, ma Albertosi ha parato. Il rinvio di Ricky Albertosi, Domenghini, avanza Domenghini, poi tocca dietro per Nicolai, questi a Nenè, Mancin, avanza Mancin. Fermato da Sacco, Magistrelli, Doldi, lo scambio con Sacco, Doldi è nell'area dei sardi, cerca la collaborazione di qualche compagno, ma nulla di fatto. Gigi Riva l'appoggia su Bruniera, Vitali, Vitali fermato da Savoia, Divina, Pirola, Divina. Ancora Pirola, i due continuano a fraseggiare sulla tre quarti, poi cambia tutto, Divina, Vavassori. Questo opera un lancio verso Doldi, molto cercato dai compagni di squadra con questi lanci lunghi, ma per il momento non hanno portato nessun pericolo alla difesa dei Cagliari. C'era Bruniera. Magistrelli, l'attaccante atalantino, è stato servito poco e male nel corso di questa partita, e Cagliari che continua nelle sue folate offensive. Il cross di Mancin, il colpo di testa di Gigi Riva, la palla che termina sul fondo. Calcio d'angolo alla battuta Nenè. Palla dentro Vavassori a disturbare Domenghini, poi alla meglio l'Atalanta che può liberare. Maggioni, Toldi, Divina, Pirola, Doldi, fermato Doldi, può ripartire il Cagliari con Bruniera che tocca per Vitali, a questi arriva. Riva prova a partire ma viene fermato da Vavassori, Moro, Sacco, Maggioni, Savoia, Sacco, Maggioni, Atalanta che prova sul settore destro, il cross, la palla che termina sul fondo, calcio d'angolo in favore dell'Atalanta. Siamo ormai alle ultime battute della partita. Atalanta all'attacco, Magistrelli. Un giocatore tenuto d'occhio da parecchie formazioni della Serie A. E adesso c'è un battibecco con il capitano del Cagliari Pierluigi Cera.
per questo intervento su Magistrelli. Ecco, rivediamo. Intervento non gradito dall'attaccante della formazione atalantina, calcio di punizione, chiedo scusa. Moro alla battuta, palla dentro proprio verso Magistrelli, che però è ben anticipato proprio da Cera. Savoia, Pirola, chiude in attacco l'Atalanta, attenzione, Doldi cerca di girarsi per il tiro all'ultimo, è fermato. Ancora Pirola, il lancio verso Doldi, ma è troppo lungo, alla meglio Albertosi che esce, para in tutta sicurezza. Cagliari che si riporta all'attacco. Gigi Riva, Brugnera, Vitali, Dominghini. Dominghini con i calzettoni abbassati sulle caviglie, attenzione la palla dentro, ma recuperano i difensori dell'Atalanta. Sacco, Davasori, lancio per Doldi, recupera Pirola, Cagliari che si riporta all'attacco, Gigi Riva, marcato benissimo oggi Riva, Nenè per Brugnera, lo scambio con Mancin, buona la prestazione di Mancin. Riva, Dominghini, attenzione Dominghini, il tiro, la parata di Rigamonti che si deve allungare per mettere il pallone in calcio d'angolo. Era un tiro non potentissimo, ma che ha messo in seria difficoltà Rigamonti. Ecco, rivediamo il tiro, probabilmente c'è stata una leggera deviazione che ha smorzato la potenza del tiro di Dominghini. Calcio d'angolo, Dominghini sul pallone, Gigi Riva si avvicina, riceve il pallone. Il cross di Riva, altro calcio d'angolo. Questa volta Riva si è portato in mezzo, poi Vitali va a ricevere il pallone, attenzione, si accentra Vitali, potrebbe tirare il tiro, la palla che termina alta. Dovrebbe esserci un altro calcio d'angolo, un'altra deviazione degli atalantini. Ecco Vitali che si accentra, resiste una carica, il destro e poi la deviazione. Si dispera Vitali e probabilmente questa sarà l'ultima azione della partita. L'arbitro controlla il cronometro, alla battuta ancora Nenè. La palla dentro, Bianchi allontana e finisce la partita. A Bergamo, Cagliari 1, Atalanta 0, Dominghini al 26esimo. Linea allo studio. La partita è terminata, dunque il Cagliari si porta a casa 2 punti preziosissimi in chiave scudetto, mentre l'Atalanta ha la seconda sconfitta consecutiva in questo campionato virtuale 71-72. Diamo il tabellino, il 45% di palla in favore dell'Atalanta, quindi 55% per il Cagliari. 2 tiri in porta per l'Atalanta, quindi soltanto 2 tiri, così come nel primo tempo, mentre il Cagliari ha incrementato il bottino dei tiri in porta, 7 tiri in porta e un gol. Dunque Cagliari che torna a casa con i 2 punti e Bergamo rimandata, Atalanta rimandata alla terza giornata. Dall'avatar di Bruno Pizzul è tutto, linea allo studio.